Sono passati 3 mesi. Tanto, intanto ci state avvelenando. Andiamo. Stiamo chiamando il discorso dei lavoratori, dei contribuenti. Lo facciamo anche e soprattutto per loro. La casa non manca. Ma non c'era un certo perché c'era passaggio. Scusate, aspetta. Scusate. La proposta è, giustamente, non solo questo, però Igor è in consiglio comunale, al di là dei partiti politici, dei voti, non mi interessa fare comizi, campagna elettorale, hanno segnalato questo problema e questo problema risolviamo. Poi, nel migliore dei mondi possibili, diamo la casa a tutti. Non siamo nel migliore dei mondi possibili. Giovedì 13 c'è l'udienza dal giudice. Detto questo... No, andiamo dal giudice più magari. Non è... No, detto questo, vi... No, 13 marzo. Giovedì prossimo. Detto questo, siccome giustamente segnalano anche altri problemi, il mercato, la 54, l'illuminazione, se la farmacia, se avete qualcosa da segnalare, io non sono in comune, quel ragazzo lì... Questo qua alza la mano, fatti vedere. Questo qua è il comune, quindi mercato, farmacia, illuminazione, frequenza della 54, polizia locale. Che non passa mai. E dategli il pacchetto completo, perché una volta che riusciamo, toccando ferro, a liberare sta roba qua, poi rimane tutto il resto. Ma innanzitutto siamo qua per risolvere, oltre che per denunciare, quindi vediamo se entro 10 giorni si mettono d'accordo il comune, la banca, la prefettura, sgomberano, ripuliscono. E insomma, recintano e liberano. Detto questo, è una roba da matti che ci sia questa situazione con animali, bambini, topi, cacca ovunque, rifiuti. Questo è un problema milanese, questo è totalmente milanese. Sono venuto qua a ottobre per la prima volta prendendo un impegno con i cittadini e spero di chiuderla per loro entro marzo, entro aprile. Ma qua non c'entra Bruxelles, qua c'entra Milano, qua è tutta una roba milanese che... E questa è la città dell'Expo, nel senso che la cosa incredibile è che scene come queste sono nella città dell'Expo. Se qualcuno vuole, a rischio olfattivo, far due passi dentro... No! Io vado! Matteo! Andiamo. Matteo, ci siamo venuti l'altra volta! Io ci sono! Andiamo! Ma che ci sono i pantegani, con belle grosse, eh? Non sono per due! Cazzo, non la vedo. Eh sì, che poi deve arrivare così, no? Io dico, come si fa ad avere le bombole di gas quando ci deve essere? Igor, tribunale dei minori. Come cazzo fanno i bimbi a star qua? Dai. Scusatemi tanto, se non si possono buttare fuori, bisogna andare da quella parte verso la...